Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono in diretta da Vicenza, stadio Romeo Menti, dove stanno per affrontarsi il Vicenza di Stefano Vecchi e la Carrarese di Antonio Calabro. E la gara di andata delle finali playoff Serie C, dunque una delle due, o il Vicenza o la Carrarese, domenica conquisterà il diritto di disputare il prossimo campionato di Serie B. Immagini già dagli spogliatoi, questo è lo spogliatoio del Vicenza, Vicenza che con Stefano Vecchi ha completamente cambiato passo. Arrivato a dicembre, Stefano Vecchi ha portato in Vicenza al terzo posto nel girone, ma soprattutto nel girone A, ma soprattutto ha portato poi il Vicenza a un grandissimo percorso nel playoff. Questo invece è lo spogliatoio della Carrarese, grande sorpresa la Carrarese di Antonio Calabro, anche lui arrivato come Stefano Vecchi a campionato in corso. È arrivato a gennaio e da quando è arrivato ha perso solo due partite, una in campionato e una in casa contro il Perugia nel cammino del playoff. E questa è la panoramica dello stadio Romeo Menti, stadio praticamente tutto esaurito, stanno arrivando anche i 1200 tifosi della Carrarese che sono arrivati qui a Vicenza a seguito della formazione di Antonio Calabro. 11.000 gli spettatori presenti, serata tiepida finalmente di fine primavera qui a Vicenza. È presente naturalmente tutto lo stato maggiore della Lega di Serie C, a cominciare da Matteo Marani, vale, il presidente, che è stato anche ospite, vale, ai nostri microfoni. Ah, okay. Per quanto riguarda le due formazioni, vi dico subito che ci sono alcune novità nel Vicenza. Non ce la fa a partire dall'inizio il Loco Ferrari, il bomber sarà dunque in panchina a causa di un problemino al polpaccio. Dunque in attacco giocheranno delle monache della morte Pellegrini. Problemi anche in difesa per il Vicenza perché c'è squalificato Golemic e dunque due giornate di stop per lui e praticamente playoff finiti. Inizia dalla panchina anche Sandon, dunque parte titolare Fantoni nella linea di difesa del Vicenza. Nella Carrarese Della Latta giocherà dall'inizio, vince il ballottaggio con Palmieri, dunque in attacco Panico più Della Latta a sostegno del bomber Finotto e in difesa Iglianes al posto di Coppolaro. Queste le novità sostanziali e intanto l'ingresso delle due formazioni. Arbitro stasera sarà Alberto Arena della sezione di Torre del Greco, i due assistenti Pedone di Reggio Calabria, Biffi di Treviglio, quarto ufficiale Calzavara di Varese, al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo e assistente VAR Marco Serra di Torino. Grande spettacolo anche dalle immagini del drone per l'ingresso di Vicenza e Carrarese che si giocheranno dunque stasera gara 1 di finale. Questa è la curva sud del Vicenza che saluta così l'ingresso in campo delle due formazioni. Vicenza che non perde da 22 gare consecutive, mentre come vi dicevo la Carrarese ha perso una partita nel percorso playoff, quella in casa col Perugia, sconfitta però ininfluente perché comunque ha passato il turno. La gara di ritorno si giocherà domenica alle 17.30 allo stadio dei Marmi di Viareggio, dove verrà alzata al cielo la coppa del vincitore. Il saluto dunque delle due formazioni, vedete 40 bambini schierati al centro del campo ad agitare il nuovo simbolo della Lega Pro, il marchio nuovo presentato proprio lunedì dalla Lega Pro di Matteo Marani in una grande serata a Milano, mentre questi sono i due capitani a rapporto dall'arbitro Ronaldo Pompeu per il Vicenza e Simone Della Latta per la Carrarese. Si procede dunque al sorteggio del campo. Grande tensione a bordo campo mentre vince il sorteggio e sceglie la metà campo di destra il capitano della Carrarese Simone Della Latta. E allora il primo pallone del match verrà giocato dal Vicenza. Questa è la sala VAR con Matteo Gariglio e Marco Serra. C'è il VAR in questi playoff di Serie C. Stasera a bordo campo abbiamo Luca Mastrorilli, facciamo il primo passaggio da lui per le sensazioni. Luca, buonasera, diciamo che c'è enorme tensione naturalmente per le due tifoserie perché la Serie B è veramente ad un passo. Luca, buonasera. Sì, ciao Antonio, buonasera anche a te, hai detto benissimo, si sente veramente, si respira tensione, si è
capito l'importanza della partita anche nell'avvicinamento, perché i 12 che hai citato sono arrivati davvero presto allo stadio. Noi siamo qui da qualche ora e i tifosi, che adesso stanno facendo anche una bellissima coreografia sulla Sud, ci tengono a far capire quanto sono vicine a questa squadra che stasera disputa una partita veramente veramente importante. Per quanto riguarda i tifosi della Carrarese, si sono mossi in massa, spendiamo anche due parole, mentre in curva Sud, bellissima la coreografia dei tifosi del Vicenza con un copricurva bianco e rosso, la croce bianca sullo sfondo rosso, e questi sono i colori dello stadio Romeo Menti. Luca, sì, hanno detto di arrivare presto per quanto riguarda la curva Sud, hanno tutti obbedito e hanno messo in piedi questa coreografia veramente da pelle d'oca. Noi siamo a pochissimi metri, si fa fatica anche a sentire la nostra voce perché stanno cantando veramente tantissimo, e posso garantirti che sono veramente a due passi dall'allenatore del Vicenza Vecchi ed è quasi come se avesse gli occhi lucidi. Eh sì, veramente una bellissima coreografia da parte della curva del Vicenza. È chiaro che accadrà la stessa cosa anche domenica a Carrara. Questa dunque la grafica del Vicenza: in porta con Fente, la difesa Cuomo, Fantoni e Laizza, al centrocampo De Col, Ronaldo, Greco e Costa, davanti Della Morte e Delle Monache, il sostegno di Pellegrini. 3-4-2-1 dunque il modulo del Vicenza. Gioca con la difesa 3 anche la Carrarese, lo schieramento con in porta Bleve, la difesa Iglianes, Di Gennaro e Imperiale, a centrocampo Belloni, Zuelli, Schiavi e Cicconi, davanti Finotto, Della Latta e Panico. Questi dunque gli schieramenti di Stefano Vecchi e di Antonio Calabro. Vecchi, come vi dicevo, arrivato alla guida del Vicenza nel mese di dicembre, a gennaio invece Calabro ha cominciato ad allenare e a guidare la Carrarese. Prima c'era Alessandro Dalcanto sulla panchina della Carrarese, per un cambio passo è arrivato Calabro e ha portato dunque la Carrarese a questa finale dei playoff. Si aspetta che si facciano le 21, manca ancora un minuto, dunque l'arbitro Alberto Arena di Torre del Greco si prende ancora qualche istante prima di dare il segnale di partenza. Non perde il Vicenza dal 20 gennaio, Lumezzane Vicenza 2-1. Da allora una striscia utile di 22 partite consecutive. Vicenza che fino all'arrivo di Stefano Vecchi è stato guidato da Imodiana. Vecchi ha portato il Vicenza al terzo posto nel girone A, terzo posto anche per la Carrarese nel girone B. E poi però le due squadre hanno superato via via tutti i vari ostacoli nel percorso dei playoff. Vicenza ha eliminato prima il Taranto, poi il Padova, poi l'Avellino. La Carrarese ha eliminato il Perugia agli ottavi, la Juve Under 23 ai quarti e poi il Benevento in semifinale. Si parte dunque, è iniziata gara 1 di finale playoff. Tocco di Cuomo nella difesa del Vicenza, entra titolare dunque Fantoni posto di Golemic, intanto perde palla Ronaldo. Può ripartire la Carrarese che va subito a cercare l'inserimento di Finotto, parte il tiro, la prima parata del match di Confente, buona partenza della Carrarese, si gioca da 20 secondi, si è smarcato all'interno dell'area di rigore Finotto, attenzione a Finotto che è arrivato in ottime condizioni a questo playoff e lo ha confermato anche con i suoi gol importanti sia nella stagione regolare che soprattutto nel playoff. Pallone che si perde in fallo laterale, la rimessa con le mani è per Cicconi, retropassaggio e giro palla di Imperiale che va da Di Gennaro, poi Bleve con i piedi fuori dall'area di rigore, Bleve, controllo di Della Latta che cerca Panico all'interno dell'area, Panico lo scarico all'indietro, attenzione all'inserimento, la conclusione di Cicconi, c'è deviazione, pallone in calcio d'angolo, è partita fortissimo la Carrarese, 1:15 dal via, subito il primo calcio d'angolo per la formazione giallo-azzurra, questo è un inserimento di Panico che poi serve Cicconi, non riesce a calciare come avrebbe voluto per la pressione dell'avversario, eccolo Manuel Cicconi, esterno di fascia sinistra, calcio d'angolo a favore della Carrarese. Sono avanzati all'interno dell'area di rigore anche i difensori,
a saltare anche Di Gennaro, Imperiale, c'è anche Giannis. Tiene tutti sotto controllo l'arbitro. Pallone servito all'indietro, colpo di testa tentato da Imperiale, poi mette giù e riparte Costa. Chiuso, poi nel contrasto, il fallo è suo, a terra Panico, calcio di punizione già battuto della Latta. Con calma su Di Gennaro la Carrarese, ancora da sinistra, Imperiale, fa sfilare della Latta, poi c'è un contrasto tra i due, l'arbitro vede il giocatore del Vicenza andare a terra, era Ronaldo, duello tra i due capitani, una manata involontaria, ferma tutto l'arbitro, questo è l'episodio. L'arbitro è veramente a due metri nel contrasto, finisce a terra il giocatore del Vicenza, Stefano Vecchi, subito in piedi. Due minuti e mezzo dall'inizio, gioco interrotto dunque da Alberto Arena, l'arbitro di Torre del Greco, designato per questa gara di andata di finale. Molto concentrato, lo vedete, Stefano Vecchi con Omar Danesi, il suo vice lì nei paraggi. In campo il medico, il dottor Roberto Carniella del Vicenza, per soccorrere il giocatore infortunato, ha preso questo colpo nel contrasto con della Latta. Sorriso a parte del direttore di gara che parla con Panico. Questa invece la curva sud, curva sud completamente esaurita. Stasera 11.000 gli spettatori presenti, saranno 3.500 a Carrara domenica, il massimo possibile. Tanto in piedi anche Antonio Calabro sulla panchina della Carrarese, suo vice Giuseppe Padovano. Allora facciamo un salto a bordo campo da Luca Mastrorilli. Luca, giusto per darti una reazione dei due allenatori sull'occasione in precedenza, è importante, Bleve, il portiere della Carrarese, nella risalita campo è andato a dare un ok Calabro al portiere a distanza, reazione invece di Stefano Vecchi, ha preso il taccuino e si è messo a segnare qualcosa, sicuramente non molto soddisfatto dell'inizio della sua squadra, indicazioni soprattutto per Pippo Costa in questa specie di time out. Intanto il gioco è fermo da quasi due minuti, il cronometro segna 4:15, ma ancora il medico del Vicenza rimane sul terreno di gioco. Abbastanza preoccupato Stefano Vecchi, questo è il colpo d'occhio spettacolare anche della curva nord, della curva ospiti. Adesso vediamo, perché vedo i compagni che vanno a ridare un po' di animo e di slancio a Ronaldo, mentre lo staff del Vicenza si parla e probabilmente non ce la fa, perché esce in lacrime Ronaldo, e dunque dopo neanche 5 minuti il Vicenza è costretto a un cambio obbligato, lascia la fascia di capitano Ronaldo e passa sul braccio di Giuliano Laezza. Perdita pesante questa per il Vicenza, con il suo giocatore più rappresentativo e soprattutto più forte lì in mezzo al campo. Problema al ginocchio, se ne va in lacrime Ronaldo. Sembrava un contrasto da poco, il contrasto è stato sia nella parte alta ma anche nella parte bassa, con il ginocchio che evidentemente ha subito un movimento innaturale, e dunque costretto al cambio il Vicenza. Entra con la maglia numero 5 Fausto Rossi, fuori Ronaldo, dentro Rossi. Rossi, giocatore di grande esperienza, ovviamente andrà a schierarsi da centrale nel centrocampo insieme a Gianfreddi Greco. Ronaldo intanto è tornato a bordo campo e sta per rientrare dunque negli spogliatoi. Ed è un'altra tegola per Stefano Vecchi, perché già aveva subito la squalifica di due giornate a Golemic e ora perde per infortunio anche Ronaldo, oltre a Loco Ferrari che non sta benissimo, il centravanti che parte solo dalla panchina. Palla avanti dunque per il Vicenza, che prova ora a rendersi pericoloso, a costruire la sua prima azione con Jacopo Pellegrini. Fermato in fallo laterale, ultimo tocco di Gennaro, la rimessa è del Vicenza. Dunque in mezzo al campo De Colla e Costa sulle corsie esterne, Rossi e Greco più delle Monache e della Morte, con Pellegrini riferimento avanzato. Pallone profondo, la spizzata di De Colla, Pellegrini contro due, un po' maltrattato, recupera palla della Morte,
Rossi, primo pallone appena entrato, lo sbaglia però. Ripartenza con Gianfreddi Greco che chiude su Panico, torna però Panico, ancora Freddi Greco. Serie di rimpalli, tutto regolare per l'arbitro che lascia giocare. Belloni, prestato Belloni delle Monache, non molla. Belloni sempre a difendere palla, poi il tocco su Iglianes, ancora per Belloni. Con calma va a ragionare Schiavi, poi Panico, troppo lungo il tocco di prima e palla che arriva lentamente all'interno dell'area di rigore dove la recupera Confente. 8 minuti, per almeno 3 minuti non si è giocato a causa dell'infortunio di Ronaldo, poi costretto ad uscire. Sarà anche interessante capire adesso l'entità dell'infortunio di Ronaldo, perché mancano solamente 4 giorni alla partita di ritorno, quella di Carrara. Rilancio di Confente, De Col contro Cicconi, il tocco di Cicconi, fallo laterale. La rimessa con le mani per il Vicenza, De Col che ruba almeno 10 metri, l'arbitro Arena chiede di arretrare la posizione. La rimessa dunque di Cuomo, tutti marcati, palla lunga su Jacopo Pellegrini, fermato, la palla non esce, la tiene viva Cicconi, disturbato da De Col, ancora Cicconi contro De Col, gli calcia il pallone addosso, sulla carambola conquista il fallo laterale la Carrarese. La rimessa dunque per la formazione di Antonio Calabro, affrontato subito la partita su ritmi molto alti, è andata già al tiro la Carrarese. Dopo 20 secondi il tiro di Finotto parato dal portiere, poi un calcio d'angolo che però non ha dato esito. Cuomo di prima della morte, anticipato Pellegrini da Di Gennaro, pallone che non esce e allora può ripartire veloce Finotto. Finotto fermato in tackle da Fantoni che la mette in calcio d'angolo, secondo corner della partita per la Carrarese. È entrato bene in scivolata Nicolas Fantoni, questo è il suo intervento a chiudere su Finotto. Sale Di Gennaro all'interno dell'area di rigore, prime indicazioni intanto da Stefano Vecchi. 6 giocatori della Carrarese dentro l'area di rigore, li vedete raggruppati, tutto pronto per la battuta col mancino di Manuel Cicconi. Parte Cicconi, Schiavi si coordina, parte il tiro al volo, pallone che si perde sul fondo. Anche in questo caso, come sul primo corner, quello di qualche minuto fa, la Carrarese ha scelto di non buttare palla dentro la mischia, ma di giocare, ed è uno schema preparato, la palla molto arretrata, quasi al limite dell'area. Stavolta calcio al volo Schiavi, la prende male però. Calcia Nicolas Schiavi e palla sul fondo. Vicenza che dovrà stare attento sulle situazioni da calcio d'angolo, perché è già la seconda volta che la Carrarese prova uno schema da corner. Schiavi cerca il tiro in porta, Schiavi, pallone che si perde sul fondo, è andato in tuffo Confente che non tocca però il pallone, ma con grande personalità ha cercato il gol da centrocampo praticamente, lo vedete appena oltre il cerchio di centrocampo va al tiro Schiavi. 11° minuto di gioco, partita meglio la Carrarese, prova ad uscire con palla bassa il Vicenza. Laezza che è diventato capitano dopo l'uscita di Ronaldo, Costa, intervento di Imperiale, contrasto lì in mezzo al campo, tutto regolare, non tiene palla Fausto Rossi, ancora Schiavi, Schiavi non calcia in porta, lascia lì, pallone giocato e poi la conclusione ancora una volta sulla quale deve intervenire Confente. È partita fortissimo la Carrarese, un po' in difficoltà adesso il Vicenza perché non riesce a trovare la maniera di spezzare il ritmo degli avversari. Dato al tiro qui Zuelli e pallone deviato in calcio d'angolo, corner numero 3, vediamo se cerca ancora uno schema da calcio d'angolo a Carrarese. No, stavolta il pallone è calciato verso la porta, allontana Freddi Greco, ributta palla avanti la formazione di Calabro, mischia all'interno dell'area di rigore, c'è un fallo però, tutto fermo, è arrivato il fischio dell'arbitro e dunque si riparte con il possesso palla, si lamenta il capitano Laezza, l'arbitro Arena ha già fischiato il calcio di punizione e siamo già a 3 tentativi, 3 tiri
per la Carrarese in questi primi 12 minuti. Calcio di punizione dunque affidato a Confente. Palla in profondità, Ilianes. Rossi prova ad arrivarci della morte, niente da fare. Palla che schizza lontano da questa parte, in vantaggio Filippo De Colla. A cercare ancora della morte, la palla è troppo lunga per lui. Ripartenza su Cicconi. Lo ferma De Colla. 1-2 con Pellegrini. Ancora Jacopo Pellegrini, in mezzo per Della Morte. Della Morte, sale Costa. C'è Greco lì vicino, non lo serve Costa che sceglie Laizza. Fantoni. Laizza, pressato da Panico. Costa. Disturba lì Belloni. C'è anche Zuelli in pressione, prova ad attaccare da sinistra il Vicenza. Qui ha fischiato l'arbitro, attenzione perché si accende qualche scintilla, arriva subito Arena a richiamare sia delle Monache che il suo avversario. Questa è la situazione, proprio siamo sulla linea laterale, poi delle Monache non lascia lì il pallone, un momento di frizione lì con Belloni, poi tutto rientrato, la rimessa è della Carrarese. Palla indirizzata in avanti, la chiusura da parte di Fantoni. Nuova rimessa per la Carrarese, proprio sotto gli occhi dell'assistente numero 2 che è Biffi di Treviglio. Un po' preoccupato naturalmente Stefano Vecchi, non è il solito Vicenza che gioca fluido, che abbiamo visto almeno in questi playoff. Si sapeva però che la Carrarese sarebbe stato un avversario molto complicato, arrivata benissimo a questa finale la formazione di Calabro. Palla recuperata delle Monache. Alza la testa a cercare Pellegrini che però è marcato, tiene palla delle Monache che poi taglia in mezzo, allarga tutto sulla destra per De Colla, buona l'idea. Va De Colla contro Cicconi. De Colla, non molla Cicconi, De Colla, parte il cross, l'uscita del portiere in presa alta, c'è Marco Bleve che la tiene. Scelto bene il tempo Bleve che si dà il 5 con Di Gennaro, torna al centrocampo De Colla. Questo è il cross con l'uscita di Bleve che anticipa tutti i compagni ed avversari. Può essere soddisfatto Antonio Calabro di quello che sta vedendo in questo quarto d'ora iniziale. Bleve, Di Gennaro, Schiavi, pallone basso su Zuelli, lancio lungo, attenzione all'interno dell'area di rigore, c'è un corpo a corpo, fallo in attacco, calcio di punizione, fallo fischiato dall'arbitro ancora a favore del Vicenza, a terra il capitano Laizza. Questa è la palla profonda e qui nel corpo a corpo commette fallo Mattia Finotto su Laizza. Finotto richiamato intanto da Alberto Arena mentre è in piedi Giuliano Laizza. Spinge la curva della Carrarese, c'è anche uno striscione, curva nord, Lauro Perini, praticamente la curva della Carrarese oggi in trasferta qui al Menti. Calcio di punizione, batte Confente. Abbiamo superato il quarto d'ora e i primi 15 minuti sicuramente di marca giallazzurra, segnati per il Vicenza anche dall'infortunio di Ronaldo. Pallone di Della Morte, Costa, Greco, Laizza, Fausto Rossi, Laizza, disturbato da Panico, non rischia, palla dietro Confente, aggredisce alto la Carrarese fin da questa fase, proprio dall'uscita dal settore difensivo del Vicenza. Sono tutti uno contro uno quelli impostati da Calabro, qui calcio di punizione però a favore del Vicenza, fischio di Arena, calcio di punizione battuto. Greco, attenzione ai cartellini stasera, ci sono nel Vicenza 9 diffidati, 8 i diffidati della Carrarese. Greco attacca da destra il Vicenza, Filippo De Colla ancora per Della Morte. Greco, Costa prepara a sinistro, cerca la porta, non la trova, pallone sul fondo, andiamo a bordo campo Luca. Sì,
per quanto riguarda il Vicenza, i primi applausi arrivano adesso per il tiro di Pippo Costa. In piedi come sempre Stefano Vecchi, sempre col suo taccuino in mano a prendere appunti, atteggiamento molto diverso invece per Calabro, che è per lo più fermo, ovviamente più soddisfatto della partita dei suoi. Riparte con questo pallone alzato Bleve, lo sbaglia però, voleva appoggiare qui sulla sinistra, mette direttamente in fallo laterale. La rimessa del Vicenza, serve una scintilla, un episodio che ridia un po' di slancio al Vicenza, che ha accusato la partenza lanciata della Carrarese. Della Morte, Pellegrini ancora per Della Morte, decolla Della Morte, parte il cross direttamente tra le braccia di Bleve, che tiene lì il pallone. Stava arrivando ad attaccare il pallone anche Marco Delle Monache, tentativo è stato di Della Morte, urla indicazioni ai suoi Antonio Calabro. Pallone servito a Di Gennaro, Bleve, su di lui Pellegrini, poggio all'indietro di Della Latta, Di Gennaro, palla profonda, buona la partenza di Finotto, servito sul lungo, va Finotto, il cross interessante in mezzo, panico anticipato, palla che spiova all'interno dell'area di rigore, allontana De Col, Della Latta, Manuel Cicconi, il cross di Cicconi interessante in mezzo, finisce a terra Panico, si gioca Cicconi, poi Freddy Greco, fermato però, perde palla il Vicenza, Cicconi a terra anche lui, fallo, calcio di punizione, il fallo di Fausto Rossi su Cicconi, spinge molto sulla corsia sinistra Cicconi, questo è lo sgambetto avvenuto proprio sotto gli occhi dell'arbitro, fischia dunque Arena, il calcio di punizione a favore della Carrarese. Si allontana Fausto Rossi per la battuta del calcio di punizione, sono pronti in due, vediamo se andrà Schiavi oppure col mancino Cicconi, ne mette due in barriera il portiere del Vicenza con Fente. 19 minuti dall'inizio, 0-0 tra Vicenza e Carrarese, gara di andata della finale playoff di C, indicazione ai suoi di Cicconi, pallone alzato all'interno dell'area di rigore, finisce a terra un giocatore del Vicenza, tutto ok, fa giocare Arena anche perché il pallone lo ha recuperato con Fente, c'è a terra anche un giocatore della Carrarese dalla parte opposta però dell'area di rigore, l'arbitro ferma tutto, non si può ripartire con un giocatore a terra ed è Di Gennaro che è finito a terra, lo vedete vicino al limite dell'area piccola in un contrasto con l'avversario. Eccolo Di Gennaro che si rialza, era salito il difensore centrale Matteo Di Gennaro, che l'anno scorso ha vinto la C con la Feralpi Salò, proprio guidata da Stefano Vecchi, che oggi si ritrova da avversario sulla panchina del Vicenza. Della Morte a cercare Pellegrini anticipato proprio da Di Gennaro, poi Schiavi, subito palla lunga a cercare Panico, una caratteristica della Carrarese con i centrocampisti, cercare subito la palla profonda sulle due punte. Delle Monache, arriva Greco, Delle Monache difende bene il pallone, cerca spazio sulla sinistra, poi va il cross, la girata di Pellegrini ribattuta però, poi ripartenza della formazione ospite, il fallo di Fausto Rossi, calcio di punizione, fallo su Panico. Eccolo Rossi che lascia lì il pallone dopo il fischio di Arena, non è convintissimo Rossi, continua a passeggiare nella sua area tecnica Vecchi. Qua rivediamo la giocata di Delle Monache e poi l'opposizione di Imperiale che va a chiudere così sul tentativo di Pellegrini. Chiaro che avendo perso Ronaldo ha perso un po' di geometrie in mezzo al campo il Vicenza, trovato sicuramente il temperamento di Rossi che ha caratteristiche però differenti da Ronaldo Pompeu. Non ci arriva Rossi, sbaglia però l'appoggio Finotto, ancora Rossi prova ad uscire dalla fase difensiva, Fantoni un po' lento, perde palla Cicconi, cambia tutto e va da Belloni, pallone lunghissimo, ci arriva però, lo tiene dentro Belloni, non era facile, poi sfida Costa, retropassaggio Zuelli, Schiavi muove il pallone per Iglianes, cross lungo dell'argentino, area di rigore, De Col libera
arriva Panico che recupera, si trascina però lui il pallone fuori, rimesse per il Vicenza, ha sbagliato il controllo Giuseppe Panico. La tensione sul volto di Stefano Vecchi quando siamo quasi a metà primo tempo. Vicenza che ancora non ha tirato in porta in maniera significativa, ci ha provato invece già tre volte la Carrarese. Schiavi, Zuelli a vuoto, non controlla il pallone Rossi, lo recupera Della Latta. Schiavi, Panico d'esterno, Finotto, area di rigore per Finotto, fino in fondo Finotto, parte il cross, chiude la Ezza, poi allontana ma recupera Schiavi, ancora per Belloni. Schiavi, saltato Greco, area di rigore per Schiavi, cross sul fondo, c'era però una segnalazione dell'assistente, c'era posizione di fuorigioco sulla partenza dell'azione, dunque si riparte con il calcio di punizione a favore del Vicenza. Vediamo questa, la posizione di fuorigioco che c'era, buona la chiamata qui dell'assistente numero 2 Simone Biffi. Diciamo primo bilancio dopo 22 minuti e 40 secondi, metà primo tempo che se n'è andata. La Carrarese di Antonio Calabro ha confermato in pieno tutte le cose positive che aveva fatto vedere in questi playoff. Ha giocato meglio indubbiamente nei primi 10-15 minuti, poi il Vicenza piano piano è venuto fuori, ma sta facendo molta fatica il Vicenza a tirare in porta. Colpo di testa di Cicconi, Della Latta, chiude Rossi, calcio di punizione, si lamenta Fausto Rossi che vorrebbe un cartellino per l'avversario, richiamato Zuelli dal direttore di gara, questa la trattenuta di Zuelli su Fausto Rossi. Passiamo a centrocampo con la difesa schierata, dunque va bene così, basta, e avanza anche il calcio di punizione a favore del Vicenza. Greco, saltato Zuelli, accelera Greco, torna Zuelli sul pallone, recupera, va al tiro della morte, palla che spiove, evita il calcio d'angolo. Marco Pleve, qualcosa in più si vede adesso per quanto riguarda il Vicenza, che non subisce più come aveva fatto nei primi 10 minuti, ma continua a non avere però occasioni da gol. Di Gennaro, Pleve, va ricordato che nel Vicenza manca Golemic per squalifica, per infortunio fuori Cavion, l'attaccante Rolfini e anche Tronchin, e poi ha perso Ronaldo, dunque tutte assenze molto pesanti di giocatori potenzialmente tutti titolari. Di Gennaro, Imperiale, col mancino va lungo, stavolta non parte nessuno, non parte Finotto, e allora sorveglia tutto Cuomo e aspetta calcio di rinvio, rimessa dal fondo per Confente. Il Vicenza nei playoff ha subito soltanto un gol, tra l'altro su calcio di rigore, quello dell'altra sera contro l'Avellino, il rigore di Patierno dell'Avellino. Per il resto porta sempre in battuta sia nelle due gare col Taranto che nelle due gare col Padova, che nella partita di andata ad Avellino. Palla recuperata intanto ancora da Schiavi, Zuelli, rasoterra per Panico, prova a girarsi, se ne va Panico, cerca la porta, gran tiro da fuori, pallone alto ma continua ancora a calciare in porta la Carrarese. Bordocampo Luca. Calabro, Antonio molto soddisfatto dall'allenatore della Carrarese che sta dando due indicazioni precise: quando la Carrarese è in possesso non vuole i centrocampisti bassi, li vuole avanti per andare sui duelli aerei in uno contro uno con i difensori della Vicenza, quando non è in possesso come in questo caso vuole tutti su a pressare il Vicenza. E sì, infatti questa è la pressione che porta il risultato di riconquistare il pallone. Belloni, Schiavi, palla avanti, attenzione a sinistra dove c'è Cicconi, l'imbucata però non funziona, qui ha sbagliato Della Latta, riparte allora il Vicenza, intervento di Di Gennaro che stende Pellegrini, fallo, calcio di punizione a favore del Vicenza. Arrivano le proteste di Della Morte nei confronti dell'arbitro, questo è il fallo netto di Di Gennaro, solo calcio di punizione, c'è molta pressione da parte dello stadio intorno al direttore di gara. Nelle circostanze in cui è stato commesso fallo sul giocatore del Vicenza, l'arbitro è stato subito avvicinato ai giocatori biancorossi ad invocare un cartellino per il giocatore della Carrarese.
Tanto rimane a terra Di Gennaro. Anche Stefano Vecchi va a parlare con il quarto ufficiale, credo proprio relativamente all'ultimo episodio. Quarto ufficiale che è Andrea Calzavara di Varese. Questo è l'intervento di Di Gennaro su Pellegrini, attaccante ex Sassuolo. Si riparte Greco. Laizza, 27esimo in corso. Cuomo, raso terra ancora per Pellegrini. Della Morte, Schiavi va a chiudere, poi Panico. Bello l'anticipo di Cuomo con la punta del piede, pallone in fallo laterale, la rimessa per la Carrarese. Rimessa di Cicconi, servito in mezzo Zuelli. Classe 2001, giocatore interessante lì in mezzo al campo, Emanuele Zuelli. È andato anche al tiro al dodicesimo, costringendo il portiere Confetta alla parata in tuffo. Belloni, Della Latta, prepara il destro. Della Latta, l'idea è buona, palla profonda con Zuelli che attacca l'area di rigore ma non arriva in tempo, pallone oltre la linea di fondo. Gioca con grande leggerezza la Carrarese, che non sente pressioni su di sé nonostante il grande percorso fatto in questi playoff. Formazione quella di Antonio Calabro, che in sede di pronostico pochi alla vigilia di questi playoff davano come possibile finalista, e invece ha sorpreso tutti la Carrarese, che dicevamo ha avuto un ottimo percorso eliminando squadre di livello come il Perugia, la Juve Under 23, soprattutto il Benevento in semifinale. Tifosi della Carrarese che si fanno sentire, tifo molto caldo quello della curva nord. Riparte Belloni contro Costa, Iglianes, Di Gennaro, Imperiale, Manuel Cicconi. Imperiale che si sgancia, va a chiudere Cuomo. Fantoni, disturbato da Panico, il rilancio di Fantoni, pallone in fallo laterale, la rimessa per la Carrarese. Carrarese che con questa grande pressione molto alta sta mettendo in difficoltà il Vicenza, impedendo alla squadra di Stefano Vecchi di fare gioco. Zuelli, ancora per Nicolò Belloni, stavolta il pallone è molto alto, non ci arriva Belloni, che oggi prende il posto di Zanon, perché normalmente in quella posizione di esterno destro centrocampo gioca Simone Zanon, che oggi è fuori per un turno di squalifica, torna domenica nella gara di ritorno. Centrocampo nella Carrarese non c'è Capezzi, che ha avuto un problemino muscolare, non è neanche in panchina, potrebbe esserci domenica Leonardo Capezzi. Schiavi, palleggio, gli toglie il pallone Pellegrini, col braccio però dice l'arbitro, calcio di punizione per la Carrarese. Riparte la Carrarese, ma Arena indica che va battuta la punizione un po' più indietro, e allora Di Gennaro. Sta arbitrando con buon piglio l'arbitro di Torre del Greco, che per ora senza fare ricorso ai cartellini ha tenuto in mano la situazione, siamo alla mezz'ora. Belloni, Zuelli, prova a crossare, c'è deviazione, palla che schizza ancora in calcio d'angolo, il conto dei corner 4-0 a favore della Carrarese. Parla con i suoi Stefano Vecchi, dalla bandierina va Zuelli insieme a Panico, alla fine batte Panico. Quarto calcio d'angolo per la Carrarese, ne ha battuti due con palla molto arretrata al limite dell'area e uno sul primo palo. Alla fine Panico lascia lì il pallone a Zuelli, tutto pronto per il corner, palla sul secondo palo, l'uscita di Confente, poi la girata di Panico, pallone direttamente sul fondo, uscito Confente che ha ribattuto e poi Panico ha messo fuori. Questa è la traiettoria a girare verso la porta, poi Confente che libera. Intervento a due mani da parte di Alessandro Confente, portiere classe 99. Costa subito attaccato, lo aiuta Fausto Rossi. Delle Monache in avanti ma sbaglia, non riesce a ripartire Vicenza, commette fallo Greco, calcio di punizione per la Carrarese. Arriva l'arbitro Arena sul punto di battuta,
Questo è l'intervento di Gianfreddi Greco nel contrasto con Zuelli, prende anche una botta già in piedi, una botta al labbro per Greco. Buon primo tempo di Emanuele Zuelli, che come dicevamo oggi si è conquistato una maglia da titolare anche per l'assenza di Capezzi. Sul pallone Schiavi insieme a Cicconi. 32esimo adesso, va Nicolas Schiavi, palla molto profonda, ancora con Fente in uscita con deviazione, palla in calcio d'angolo, siamo 5-0, punto di corner per la Carrarese, che sta confermando di essere formazione solidissima e soprattutto in grado di mettere in difficoltà chiunque in questa parte finale della stagione. Dalla bandierina Schiavi, troppa gente davanti al portiere del Vicenza con Fente, l'arbitro ne richiama un paio, intanto ha già battuto Schiavi, cross di Schiavi, palla sul secondo palo, Costa che sfiora anticipando Cicconi, sarà ancora calcio d'angolo, 6-0 i corner per la Carrarese, tensione sui volti dei giocatori biancorossi. Dalla bandierina va Manuel Cicconi, sul primo palo c'è Finotto, saliti anche i difensori, c'è Di Gennaro, c'è Imperiale, parte Cicconi con Fente, presa alta, la tiene e poi rilancia subito il pallone, palla molto profonda, accelera Della Morte, deve fare tutto da solo, però non riesce a passare, viene fermato dalla copertura di Belloni che ha la meglio. Cambio gioco di Belloni che si trova momentaneamente qui a sinistra, lui che è l'esterno destro, ha cercato dalla parte opposta Cicconi ma sbaglia, rimessa con le mani per Costa. Giuliano Laezza, ancora Costa, Laezza, Rossi, Laezza, palla su Delle Monache, la spizzata per Pellegrini, pressato da Di Gennaro, Delle Monache, ancora Di Gennaro che va a chiudere, recupera Cicconi, ha cambiato i due esterni di centrocampo, adesso la Carrarese con Cicconi passato momentaneamente a destra, a sinistra c'è Belloni, ma i due si stanno invertendo proprio adesso, eccolo Cicconi che torna qui a sinistra nella fascia da dove praticamente ha cominciato, sta tornando sulla destra Niccolò Belloni, si riparte con il fallo laterale a favore della Carrarese, ha dato una fisionomia precisa ai suoi Antonio Calabro, fisionomia che sta pagando in effetti in questi playoff, nei quali però la Carrarese ha fatto sicuramente vedere ottime cose, riuscendo sempre a segnare in tutte le partite, una caratteristica della Carrarese dagli ottavi dei playoff in poi, ha sempre segnato almeno un gol. Attacca da destra la Carrarese, prova a crossare Iglianes, conquista ancora calcio d'angolo, andiamo a bordo campo Luca. Sì, perché c'è un aggiornamento sulle condizioni di Ronaldo, distorsione al ginocchio sinistro per il centrocampista del Vicenza, la cui condizione sarà valutata nei prossimi giorni. È stato per ben 10 minuti Franco Ferrari negli spogliatoi, poi è tornato con la faccia scura, adesso sappiamo perché. Eh sì, distorsione al ginocchio, difficile la sua presenza domenica. Tanto non era calcio d'angolo, era semplicemente rimessa laterale in attacco per la Carrarese, senza esito però. Riparte allora Pellegrini che viene fermato. La rimessa è per il Vicenza, dunque si allunga la lista degli indisponibili per Stefano Vecchi, oltre allo squalificato Golemic, domenica mancherà Cavion che è già finito la sua stagione per infortunio, anche l'attaccante Rolfini che si è fatto male a marzo e ha finito, difficilmente verrà recuperato Tronchin e adesso anche Ronaldo Pompeu, indisponibile verosimilmente per Carrara. Rilancio lungo di Iglianes, palla che passa, attenzione a Panico anticipato da Cuomo, Fausto Rossi, recupera Finotto, forse con un braccio, tutto regolare per l'arbitro, Belloni, anzi no, arriva il fischio, si è consultato in auricolare il direttore di gara e poi ha fischiato il calcio di punizione, eccolo il tocco col braccio destro di Finotto, calcio di punizione per il Vicenza. Siamo arrivati al 36esimo, dunque 9 più recupero alla fine di questo primo tempo, recupero che sarà di almeno 3 minuti, perché si è perso molto tempo sull'infortunio di Ronaldo e poi sull'ingresso di Fausto Rossi. Cuomo,
della morte. Rossi, palla avanti, De Col contro Cicconi. Cicconi per ultimo e arriva il primo calcio d'angolo della partita a favore del Vicenza. 6-1 il conto di corner. Stanno salendo i difensori biancorossi, spinge la curva sud. All'interno dell'area di rigore si è già portato Cuomo, sta arrivando anche Fantoni, anche il capitano Laezza. Si alza l'urlo degli 11.000 del Menti. Cerca la posizione Jacopo Pellegrini nell'area del portiere. Pronto col mancino Costa. Attenzione laggiù sul secondo palo a Della Morte. Parte Costa. Palla a rientrare, Bleve con i pugni. Insiste però il Vicenza Cuomo. Palla all'indietro, sbaglia però e calcia quando il pallone è già uscito. Errore di Giuseppe Cuomo e dunque fallo laterale per la Carrarese. Carrarese che non gioca il campionato di Serie B dal 1948. Questa la palla che è uscita in fallo laterale sul tentativo di Cuomo. Sono 76 anni che la Carrarese non conosce la Serie B, sono solo 2 anni invece per il Vicenza che 2 anni fa è sceso in C dopo aver perso il play-out a Cosenza esattamente nel mese di giugno, sono 2 anni esatti. Attacca ora delle Monache, prepara il cross, sbaglia però, calcia fortissimo, pallone direttamente sul fondo. Tentativo di Marco delle Monache che sta cercando di entrare in partita, per ora ci è riuscito solo a sprazzi. Tanto ancora Antonio Calabro con Giuseppe Padovano. Confronto i due sulla panchina della Carrarese. Bleve. Imperiale. Evitato Pellegrini, ancora Imperiale. Pallone sporcato, arriva Panico. Finotto, Panico. Prova a calciare in porta anche lui. Pallone sul fondo, ma non è la prima volta. Tra l'altro c'era pure una segnalazione di fuorigioco di rientro da parte dell'assistente. Si riparte con il calcio di punizione a favore del Vicenza. Aveva già provato a calciare dal centrocampo Schiavi all'11esimo e ci ha provato adesso da posizione simile anche Panico. Della Morte, Rossi, Cuomo, Fantoni, Laezza. D'esterno a cercare delle Monache, il pallone non esce. Costa, ancora Costa, fermato corpo a corpo, attenzione perché c'è qualche scintilla tra i due, arriva l'arbitro a calmare tutti quanti. C'erano Iglianes e Costa in un corpo a corpo, poi i due si sono spintonati. Lo rivediamo, vedete Iglianes che frana praticamente addosso al giocatore del Vicenza che lo spinge via, se ne libera in qualche modo. Poi scintille tra i due, poi arriva l'arbitro a richiamarli entrambi, Costa e Iglianes. Eccolo Arena che va subito a sedare il gruppo di giocatori che si è immediatamente venuto a creare. Grande spettacolo anche in curva nord dei 1200 da Carrara. Parla con il suo staff intanto Antonio Calabro. L'arbitro adesso richiama Iglianes e Costa, richiamati dal direttore di gara. Non ci sono cartellini, ma lo richiamo duro, faccia a faccia l'arbitro Arena con Costa e Iglianes. Stretta di mano, comunque la sta tenendo bene, la sta tenendo bene Arena. Non è un caso che l'arbitro di Torre del Greco sia stato designato per la finale di andata, senza ricorrere a nessun cartellino. Riparte la Carrarese, recupera però Fausto Rossi. Allarga De Col, poi Della Morte. Punta Cicconi. Della Morte col mancino, rientra, attenzione a Della Morte che può calciare, pressato da Della Latta, tutto regolare, impazzisce la panchina del Vicenza, c'è Vecchi che voleva calcio di punizione, intanto recupera ancora il Vicenza, Della Morte, chiuso, poi Rossi, in orizzontale, Costa, avanza Costa, parte il cross, lunghissimo, sorveglia Bleve, rimessa dal fondo, c'è Vecchi, richiamato dal quarto ufficiale perché era quasi entrato in campo, Stefano Vecchi, lo vedete in basso sul teleschermo. Aveva protestato per questa situazione, Della Latta su delle Monache.
dell'Atalanta col braccio sinistro, con la mano sinistra va a pressare l'avversario. Ancora colloquio l'allenatore del Vicenza con il quarto calzavara della sezione di Varese. Ha messo un po' di pressione indubbiamente con la mano sinistra della Latta. Adesso si è calmato Stefano Vecchi. Riparte la Carrarese, tutti a vuoto, arriva Cicconi contro De Colla. Uno dei duelli chiave questo tra Cicconi, esterno sinistro della Carrarese, e Filippo De Colla, esterno destro del Vicenza. La meglio il Vicenza con raddoppio di marcatura. Cuomo fermato in fallo laterale, Giuseppe Cuomo, la rimessa è per lui. Ha messo fuori il pallone della Latta. 3 minuti al 45esimo, il Vicenza ancora non ha mai tirato nello specchio della porta. Cuomo, Schiavi, la mette in fallo laterale per la Carrarese. Invece dopo 20 secondi il tiro di Finotto parato dal portiere, all'11esimo il tiro di Schiavi da centrocampo finito a lato, al 12esimo il tiro di Zuelli respinto da Confente, al 25esimo il tiro di Panico alto da fuori. 4 tentativi per la Carrarese. Schiavi, ancora Cicconi contro De Colla, sempre loro due, Cicconi e De Colla, poi Schiavi, ancora Cicconi, fallo però su Schiavi, calcio di punizione, arriva Arena. Adesso a lamentarsi sono quelli della Carrarese, stempera la tensione con un sorriso Arena, fallo c'è, questo intervento su Cicconi di Fausto Rossi, colpito in pieno alla caviglia, giocatore della Carrarese, calcio di punizione per la squadra di Antonio Calabro. Parla molto in campo Arena, che ora sta chiedendo ai giocatori di pensare a giocare, di limitarsi nelle proteste. Imperiale, Di Gennaro, Bleve, 1.5 al 45esimo, palla lunga sulla quale prova ad arrivare Finotto, non ci può arrivare la palla uscita, intanto saranno 3 minuti di recupero. Andremo dunque fino al 48esimo di questo primo tempo. La rimessa per il Vicenza. Aspetta un attimo Cuomo. De Colla, Schiavi, Rossi. Stop e rilancio di Fausto Rossi, palla troppo lunga però. Con i piedi Bleve. Iglianes. Ancora Bleve. Pallone a sinistra per Imperiale. Di Gennaro, cominciato l'ultimo minuto, più altri 3 di recupero. Bleve, palleggio di Belloni, poi calcia al volo Schiavi che cambia gioco. De Colla, Di Gennaro, Imperiale, sta arrivando Pellegrini. Imperiale si appoggia su Cicconi, poi Pellegrini per ultimo, la rimessa per la Carrarese. Corso molto Jacopo Pellegrini in questo primo tempo come punta di riferimento, dietro di lui giocano Della Morte e Delle Monache. Di tacco Schiavi, Imperiale, Cicconi prova un numero su De Colla che prende una botta e rimane a terra. Contrasto tra Cicconi e De Colla, intanto ufficiali, 3 di recupero con la lavagna luminosa alzata dal quarto ufficiale. Questo è l'episodio tra Cicconi e De Colla, ha cercato un numero e muovendo la scarpa praticamente Cicconi ha finito per colpire Filippo De Colla in maniera involontaria. Soccorso De Colla che intanto si sta rialzando. Saranno 3 minuti di recupero naturalmente dal momento in cui si riparte. In piedi De Colla, 3 da quando si ricomincia, l'arbitro però non ha fischiato la ripresa del gioco, bisogna ribattere. Si riparte dunque con il fallo laterale di Cicconi, siamo a 45 e 40, dunque si va fino a 48 e 40. Panico, Panico prova lo scarico centrale, fermato dalla Ezza. Panico contro 2, alla bandierina del calcio d'angolo Panico, la Ezza per ultimo, la rimessa è della Carrarese, rimessa giallo-azzurra, toccato per ultimo difensore del Vicenza, un bel primo tempo quello di Panico. Ha giocato bene anche tutto il centrocampo della Carrarese, i due centrali di centrocampo, Schiavi e Zuelli, e i due esterni. Palla prolungata in area, allontana la Ezza. Pellegrini, disturbato, non la tiene.
lo ha spostato Imperiale, sbaglia il controllo Pellegrini, rimessa effettuata, mantiene ancora il possesso palla la Carrarese, poi libera De Colla, Pellegrini giù, stavolta il fallo c'è, fallo su Jacopo Pellegrini, arriva ancora l'arbitro che invita Schiavi ad allontanarsi. Questo è l'intervento di Schiavi che è andato al raddoppio di marcatura. Calcio di punizione per il Vicenza, sul pallone Nicolas Fantoni. Siamo al 47esimo, ancora 1:40. Confente, palla lunga su De Colla, lo ferma nel solito duello Cicconi, Rossi, Costa, Delle Monache contro Belloni, va Delle Monache, taglia in mezzo, tutto chiuso, si fa aiutare da Fantoni, Laizza, Freddy Greco, palla lunga, bello l'anticipo di Iglianes, recupera Delle Monache senza fare fallo, poi tocca lui il pallone per ultimo, la rimessa della Carrarese, 47-30, 1:10 alla fine del primo tempo. È stato un primo tempo nel quale sicuramente la Carrarese è partita meglio e ha tenuto uno standard di gioco più elevato rispetto a un Vicenza che, complici anche le assenze, si è messo anche l'infortunio di Ronaldo dopo 5 minuti, ha fatto fatica a trovare il filo logico di questa partita. Cuomo, Confente, pallone lungo sul quale però arriva in anticipo Imperiale, Panico, 48 minuti adesso, ultima azione del primo tempo, Zuelli scambia con Belloni, Iglianes, Di Gennaro, Cicconi, palla profonda, cercare Finotto, chiude Fantoni, recupera Della Latta, Panico non ci arriva. 48-30, 10 secondi, vediamo se è il tempo di andare dalla parte opposta del Vicenza, Delle Monache, Greco, 5 secondi, l'arbitro già il fischietto in bocca e dunque finisce qua dopo 48 minuti e 40 secondi, un primo tempo sofferto per il Vicenza che non ha mai calciato in porta di fronte a una Carrarese invece che ha giocato con grande spregiudicatezza, con grande grinta, pressione alta a tutto campo della squadra di Antonio Calabro che ha calciato in porta almeno 4 volte in maniera significativa, un paio di parate del portiere Confente, una proprio dopo 20 secondi su Finotto, un'altra sul tiro di Zuelli, ma nel complesso ha dato una sensazione di maggiore freschezza e vivacità la Carrarese. Ora vedremo durante l'intervallo che mosse cercherà di fare Stefano Vecchi, cosa studierà per provare a ribaltare dunque l'inerzia di questa partita. Vedete i tiri in porta, 0 per il Vicenza, 2 per la Carrarese e i calci d'angolo complessivamente 6-1 sempre per la Carrarese. Bene, squadra negli spogliatoi, allora ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco dal Menti per il secondo tempo, tra poco. Bene, eccoci da Vicenza, intervallo di Vicenza-Carrarese, 0-0 dopo il primo tempo, tifosi della Carrarese che sperano di portare a casa almeno il pareggio. È stata una bella Carrarese quello che abbiamo visto nel primo tempo contro un Vicenza che ha fatto fatica a calciare in porta, soprattutto ha perso un pezzo importante come Ronaldo per infortunio. A proposito di Ronaldo, andiamo a bordo campo Luca Mastrorilli per le ultime notizie, vediamo soprattutto se seguirà il secondo tempo da bordo campo oppure se resta negli spogliatoi. Luca. Sì Antonio, per ora non è ancora arrivato Ronaldo, è rimasto negli spogliatoi, la brutta notizia però è che ha una distorsione al ginocchio, verrà valutato nei prossimi giorni ma direi che è molto difficile, se non impossibile, il suo impiego a Carrara domenica. Sono pronti intanto due cambi, Sandon e Proia, due mosse tattiche, adesso vediamo al posto di chi per Vecchi. Ti giro intanto una domanda che ci eravamo anche fatti durante l'intervallo, entrerà o no il Loco Ferrari? E adesso vedremo se il Loco Ferrari tornerà disponibile per il secondo tempo. Intanto vedete lassù Renzo Rosso in ultima fila, il patrono del Vicenza, c'è anche Stefano Rosso al suo fianco, c'era almeno durante il primo tempo, adesso evidentemente rientrerà in tribuna anche Stefano Rosso.
è stato un Vicenza che ha fatto fatica, come dicevamo, e adesso prova con due cambi. Stefano Vecchi mette un difensore, Sandon, che di solito gioca titolare come braccetto sinistro, e poi un trequartista come Proia. Vediamo i due numeri, allora 76-73, esce Fantoni per dare spazio a Sandon, dunque Laezza scala e va a fare il centrale di difesa nei tre, e poi Proia col numero 7 entra nel Vicenza al posto del 17 delle Monache, che in effetti nel primo tempo è entrato solo raramente in partita, e dunque lo toglie ora Vecchi e mette Proia più della morte a sostegno di Jacopo Pellegrini. Questo dunque è quanto, tanto qui in tribuna sotto di noi vanno a riprendere posto tutti quanti, anche i dirigenti della Lega di Serie C. C'è il presidente Matteo Marani, che avete sentito in diretta nel nostro prepartita. Grande successo la Lega C quest'anno per quanto riguarda gli ascolti TV e anche per quanto riguarda le presenze negli stadi, più 40% quest'anno per il campionato di Serie C. Per quanto riguarda gli spettatori dentro gli stadi, gran lavoro di Matteo Marani e di tutto il suo staff. Riparte dunque il gioco, pallone recuperato dalla difesa del Vicenza, poi Fausto Rossi. Nessun cambio invece per la Catanese, che gioca con gli stessi di inizio partita. Ne ha già cambiati tre il Vicenza, due adesso durante l'intervallo, più nel primo tempo, fuori Ronaldo e dentro Rossi. Costa a cercare Freddy Greco, fermato dai Giannis, pallone in fallo laterale, rimessa Vicenza. Già aspettare un attimo perché fuori dal campo Giannis. Costa chiede all'arbitro di poter ricominciare, l'arbitro chiede di invece aspettare un attimo. Intanto Giannis torna regolarmente in campo, era rimasto, l'avete visto, in ginocchio fuori dal terreno di gioco per qualche istante. Abbiamo rivisto l'episodio tra Giannis e Freddy Greco, rimessa laterale con palla dentro l'area di rigore, c'è fallo su Schiavi. Calcio di punizione dunque per la Carrarese, si gioca da 1:10. Adesso il Vicenza è schierato con Confente in porta, la difesa Cuomo, Laezza e Sandon. Centrocampo De Col, Rossi, Greco e Costa, davanti Proia, Della Morte e Pellegrini. Sto guardando, ha dato una nuova disposizione Stefano Vecchi, ha messo centrale Cuomo, Laezza fa il braccetto a destra e Sandon a sinistra. Dunque Cuomo centrale, braccetto di destra Laezza, e l'ultimo entrato Sandon nella sua posizione, che è quello di braccetto di sinistra. Attacca la Carrarese, eccolo Laezza che spazza via. Recupera palla ancora la Carrarese, il lancio nella zona dove c'è Costa contro Belloni, ancora Belloni su Costa, fallo di Niccolò Belloni, calcio di punizione a favore del Vicenza. Qui il corpo a corpo con il fallo di Belloni, calcio di punizione battuto, attenzione al retropassaggio, Cuomo spazza, recupera Schiavi, poi Panico. Della Latta, preso una botta a Schiavi che si è inginocchiato un attimo, ora si è rimesso in piedi. Zuelli, palla un po' corta, la riconquista il Vicenza, Greco ancora per Rossi, di tacco tunnel di Fausto Rossi nei confronti di Belloni, poi Costa, cross basso all'interno dell'area di rigore, esce bene Bleve in anticipo su Pellegrini. Tanto c'è uno splendido striscione della curva della Carrarese, mentre qua rivediamo la finezza di tacco di Fausto Rossi, c'è un copricurva enorme dei 1200 tifosi della Carrarese, curva nord numero 12, dodicesimo uomo in campo, è lo striscione che viene esibito in questi momenti dai tifosi giallo-azzurri. Qui c'è fallo, calcio di punizione a favore del Vicenza, a terra Laezza, fallo di Cicconi, questo è un intervento irregolare su Laezza. Riparte il Vicenza con Sandon, Freddy Greco, Proia, Sandon, Confente. Dunque Stefano Vecchi ha tolto Delle Monache, ha messo Proia più o meno nella stessa posizione in cui ha giocato Delle Monache.
evidentemente gli ha chiesto di entrare un po' di più nel gioco, di essere più continuo rispetto a Delle Monache, dalla parte opposta sempre Della Morte che va a cercare Pellegrini, che però non controlla. Riparte da Bleve la Carrarese, Zuelli, Di Gennaro, Bleve, Imperiale, disturbato da Fausto Rossi. Imperiale contro Rossi, la rimessa è della Carrarese che dunque gioca con Bleve in porta, Iliannes, Di Gennaro, Imperiale in difesa, Belloni, Schiavi, Zuelli e Cicconi a centrocampo, Panico e Della Latta più Finotto in attacco. Cicconi, Di Gennaro, si gioca da 4 minuti e mezzo nel secondo tempo. Bleve, continuano a parlarsi Antonio Calabro e Giuseppe Padovano mentre rinviene bene sul pallone Delle Monache in ripiegamento difensivo, poi allontana e spazza via Laezza, pallone fuori, rimessa Carrarese. Non cambia nulla dunque Antonio Calabro, per il momento non tocca niente nel suo 11 di base, la Carrarese funziona bene così. Con le mani Cicconi, dialogo fitto anche davanti alla panchina del Vicenza sotto la nostra postazione tra Stefano Vecchi e Omar Danesi, eccoli i due allenatori del Vicenza che cercano la soluzione per andare un po' più spesso al tiro in porta, cosa che è mancata finora alla Nerossi Vicenza. Iliannes, Schiavi, Panico, Della Latta fermato, recupera Rossi, ancora Panico che non molla, recupera palla la Carrarese, Finotto, Cicconi, zona cross, arriva il traversone sul secondo palo, palla su Schiavi, gran tiratore Schiavi, prepara il destro, la mette alta però, tiro di Nicolas Schiavi al sesto, primo tiro del secondo tempo, ancora con Schiavi protagonista, ci aveva già provato nel primo tempo all'undicesimo con un tiro quasi da centrocampo che aveva provato a sorprendere il portiere del Vicenza. Questa è la conclusione di destro dell'argentino Nicolas Schiavi. Confente, pallone giocato subito su Proia, pressato da Iliannes, perde palla, poi commette fallo, arriva il primo giallo del match per Proia, ammonito ma era diffidato, e questo è un giallo pesante perché perde un altro pezzo il Vicenza. Palla in area di rigore, Panico prova a calciare Murato, poi Cuomo, poi segnalazione dell'arbitro di punizione all'interno dell'area di rigore. Se ho capito bene il labiale dell'arbitro Arena, punizione dunque a favore del Vicenza. L'arbitro e chiede l'ingresso del medico. Allora andiamo a bordo campo, Luca. Sì, per dirti due reazioni di Stefano Vecchi. La prima su un'occasione in precedenza della Carrarese, ha applaudito la difesa dell'area di rigore della sua squadra che ha costretto Schiavi a un tiro dalla distanza finito alto, e poi dopo il giallo di Proia tutto un programma occhi al cielo per l'allenatore della Vicenza, come hai detto tu, non ce l'avrà nella gara di ritorno domenica. E sì, bisogna capire anche se il loco Ferrari sarà disponibile per domenica, perché per il momento Ferrari rimane in panchina a causa di un problemino al polpaccio, e vedremo dunque se sarà appunto disponibile o in questo finale di partita stasera o direttamente domenica. Nella Carrarese ricordiamo sempre che tornerà Zanon dalla squalifica e potrebbe tornare anche Capezzi. Palla dietro Cicconi, Imperiale, Cicconi di prima, bene Schiavi, lì però è bravo il Vicenza a recuperare con Giuliano Laizza. Freddy Greco, passa Greco su Zuelli che lo lascia andare, ancora Greco, spinge a sinistra il Vicenza, sale Sandon, poi Costa giù, tutto regolare, la rimessa della Carrarese, protesta il pubblico del Menti, voleva il fallo su Costa, Costa sta protestando con l'arbitro, questo è l'intervento
ai danni di Costa da parte di Iglianes. Semplice rimessa a favore della Carrarese. Zuelli, Iglianes, palla profonda, in vantaggio il portiere Confente che gestisce la situazione. Sullo sfondo la curva sud alle spalle di Confente. I tifosi del Vicenza naturalmente sono pronti ad invadere Carrara domenica. Bisogna fare i conti però con la capienza dello Stadio dei Marmi, che ha 3.500 spettatori di capienza massima. Carrarese che sta chiedendo proprio in queste ore di poter aprire un nuovo settore, quello della tribuna bassa dello Stadio dei Marmi, per salire a 5.000 di capienza. Vedremo se verrà concesso. Pallone appoggiato sulla destra. Schiavi, 1-2 con Panico. Schiavi, evitato Freddy Greco. Palla avanti, buona chiusura però di Sandon che spazza via. Retropassaggio per Bleve. Ancora Bleve. 56 minuti al Romeo Menti, 0-0. Alza il pallone Bleve, di testa a Greco. Poi spazza in fallo laterale di Gennaro. Greco che dopo il colpo ricevuto qualche minuto fa, quando era caduto male sul terreno, ha preso un'altra botta. Vedete lassù nell'ultima fila Stefano e Renzo Rosso. Seguire con grande attenzione l'andamento di questo secondo tempo. Vicenza ha trovato un avversario in grandi condizioni, sta facendo fatica in questo momento. Della Latta, Cicconi, palla avanti, nessuno però può raggiungere il pallone così profondo, arriva Confente. Domenica ci sarà anche un maxi schermo in centro a Vicenza per tutti i tifosi vicentini, che naturalmente non potranno essere tutti presenti a Carrara. Verrà piazzato in centro nel viale davanti alla stazione ferroviaria di Vicenza. Qui c'è fallo, calcio di punizione concesso da Arena a favore della Carrarese. Questo l'intervento punito, fallo di Pellegrini che da dietro ferma così Iglianes. Bleve ancora per Julian Iglianes. Di Gennaro, Bleve, pallone a sinistra per Imperiale che va lungo, recupera però il Vicenza ma sbaglia l'appoggio laterale, la Ezza e la mette fuori. Rimessa Carrarese. Non è un Vicenza fluido, sciolto come siamo abituati a vederlo di solito. Vicenza un po' tirato anche dal punto di vista emotivo, sembra quasi nervosa la squadra di Vicenza di Stefano Vecchi, consapevole che non sta per il momento riuscendo a costruire occasioni importanti. Nel contrasto intanto ha preso una botta, è rimasto a terra Iglianes. Riparte il Vicenza, lascia giocare l'arbitro Rossi. Pellegrini lo ferma e mette la palla fuori. Schiavi, poi Schiavi protesta con l'arbitro perché voleva che il gioco venisse fermato prima. Tanto il pallone è uscito, si ripartirà con il fallo laterale. Eccolo Arena che chiede a tutti di aspettare e va su Iglianes. Questo è l'intervento di Schiavi che va a fermare Pellegrini e poi indica subito il suo compagno che era rimasto a terra nell'altra metà campo. Adesso l'arbitro sta parlando con il giocatore della Carrarese, di vicino c'è anche la Ezza. Questa è la situazione nella quale ha preso un colpo, sono entrati praticamente in rotta di collisione Rossi e Iglianes. Adesso tutto ok per l'argentino che si è rimesso in piedi. Si riparte con il fallo laterale a favore della Carrarese perché nel contrasto l'ultimo tocco era stato di Pellegrini quando era andato a chiudere su di lui Schiavi. Tensione molto alta anche qui in tribuna dalla quale vi stiamo commentando questo Vicenza-Carrarese. Rimessa per la Carrarese, palla su Finotto, fermato poi Costa. Resiste Costa, passa in mezzo a due, numero di Costa che poi sbaglia la giocata. Riparte Panico, palla lunga di Belloni, Finotto, linea di fondo per Finotto che la tiene. Finotto, la rimessa laterale per la Carrarese. Cominciato il quindicesimo, siamo a un'ora di gioco, sempre 0-0. Per la rimessa Belloni,
si alza l'urlo Vicenza dalla curva sud, intercetta Freddy Greco che sta giocando una gara di grande generosità, poi sul rilancio disturbato, forse trattenuto, Jacopo Pellegrini, ancora proteste da parte dei giocatori del Vicenza, fa giocare Arena, Panico, Cicconi, cross basso, sfiora Laezza, riparte Costa, ha un po' di spazio ora il Vicenza, Proia, palla tutta a destra per Della Morte, non controlla però Matteo Della Morte, pallone che gli sfila via, c'è fallo laterale a favore della Carrarese, rimessa con le mani dunque per la formazione di Antonio Calabro. Intanto arriva il dato ufficiale dei presenti, sono 11.127 i presenti stasera, 1.200 in curva a nord gli ospiti. Palla lunga, dove però non c'è nessuno per la Carrarese, recupera Cuomo. Confente. Con calma Alessandro Confente. Aspetta che si faccia vedere Sandon. Poi Costa fa scorrere ma sbaglia, palla fuori, andiamo a bordo campo Luca. Sì, perché è passato proprio di fianco la nostra postazione Ronaldo con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, ma zoppicando sulle sue gambe senza particolare difficoltà. Adesso è andato a vedere la partita, intanto si scalda Ferrari. E allora si prepara il loco Ferrari e Ronaldo è lì vicino alla panchina che sta seguendo dunque quest'ultima parte di gara. Ricordiamo uscito dopo 5 minuti nel primo tempo per una botta al ginocchio Ronaldo Pompeu. Della Morte, Fausto Rossi a cercare Pellegrini, parte Pellegrini, Di Gennaro davanti a lui, toccato, lascia giocare l'arbitro, Pellegrini, lo scarico, parte il tiro alto, Proia, tutto fermo però, calcio di punizione, ha fatto giocare l'arbitro, non ha fischiato subito su segnalazione del suo assistente numero 2. Questo è l'episodio, Di Gennaro davanti, finisce a terra, va su con la bandierina l'assistente, l'arbitro non fischia, si era quasi fermato Pellegrini, direttore di gara che fa giocare, lo scarico all'indietro per Proia che non trova la porta, poi l'arbitro torna indietro e fischia calcio di punizione a favore della Carrarese per il fallo su Di Gennaro. Arriva un cambio, il primo per Antonio Calabro, il 5 per l'8, dunque fuori Della Latta e dentro Riccardo Palmieri. Praticamente non cambia niente, fuori un trequartista, dentro un trequartista. 18esimo appena iniziato nel secondo tempo, esce Della Latta e al suo posto dentro Palmieri. Della Latta che con la presenza di stasera diventa uno dei giocatori in assoluto più presenti nei playoff di Serie C insieme proprio a Ronaldo, che però si è fatto male ed è uscito. Sono 25 le presenze di Della Latta nella sua carriera in gare dei playoff di C, 25 anche per Ronaldo. Palmieri con la maglia numero 8, fuori col 5 Della Latta. Si riparte, pallone lungo di Bleve, Panico fermato, alla meglio Sandon, Rossi, Laezza, ancora Laezza, Sandon rischia ma passa, Proia, Costa, palla avanti, ancora Sandon che ha seguito l'azione, si lancia sul pallone, l'ultimo tocco è di Sandon, rimessa dal fondo. Voleva calcio d'angolo, Costa si è rivolto all'arbitro, così come Sandon che ora rientra in difesa. Calcio di rinvio dunque per il portiere Bleve. Intanto sto guardando la posizione di Palmieri che sta parlando con i suoi compagni di squadra, forse gioca un po' più arretrato rispetto a Della Latta che era trequartista con Panico alle spalle di Finotto. Palla recuperata dal Vicenza che però non riesce a gestirla. Nuovo fallo laterale sull'intervento di Laezza. Eccolo qua, appunto il giocatore del Vicenza, Ronaldo. Vedete il ginocchio sinistro fasciato ed è lì in panchina a seguire l'andamento di questo secondo tempo. Ronaldo. Due palloni in campo, l'arbitro ferma il gioco. Già allontanare un pallone.
e visto che il gioco è stato fermato col pallone dentro l'area di rigore, palla restituita al portiere, bisogna ripetere però, il pallone deve toccare terra, lo sta spiegando adesso l'arbitro al portiere Blebe. 20 minuti nel secondo tempo, ne mancano 25 alla fine di gara 1. 0-0, caso di parità stasera e di parità anche domenica a Carrara, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Cuomo in anticipo, Laizza, Corà Laizza che riceve, va in scivolata, colpisce lui il pallone per ultimo, la rimessa è per la Carrarese. Rimasto a terra fuori dal campo Cicconi che si rialza, si allontana Laizza. La rimessa su Zuelli. Di Gennaro. Eccolo, appena entrato Palmieri. Schiavi, palla avanti, Finotto. Allarga Zuelli. Cicconi prepara il cross, lo effettua Cicconi, palla tesa, allontana Laizza. Vola sul pallone Schiavi, gran partita di Nicolas Schiavi. In mezzo al campo con grande grinta e personalità l'argentino Iglianes. Belloni, Palmieri. Di Gennaro riceve da Imperiale. Si accendono anche alcune torce in curva sud, si alza un po' di fumo dalla curva dei tifosi del Vicenza. Di Gennaro, Imperiale, Di Gennaro. Prova il lancio profondo, è partito sulla destra Belloni, arriva però nell'anticipo di Confente. Per il momento la visibilità rimane buona, anche se ci sono appunto questi fumogeni accesi in curva sud. Confente, Laizza, pallone lungo a cercare Pellegrini, bello il controllo d'esterno, va Pellegrini, passa in mezzo a due, ancora Jacopo Pellegrini, arriva Costa, fermato da Belloni, recupera Panico, riparte allora Zuelli, solito Cicconi a sinistra, continua a correre tantissimo Manuel Cicconi su quella fascia, brutto cliente Cicconi stasera per Filippo De Colla. Palmieri, Imperiale, vedo un movimento all'altezza delle due panchine, forse arrivano altri cambi a breve, intanto Iglianes, Di Gennaro, Schiavi, Palmieri, Panico pressato da Sandon, Palmieri, Belloni, pallone alzato su Finotto, la palla è troppo lunga, Rossi non la tiene, Imperiale, fermato Imperiale, sbuca però ancora Zuelli, si lotta su questo pallone sotto gli occhi dell'arbitro, si gioca, adesso non più, fallo su Zuelli, calcio di punizione a favore della Carrarese, le proteste di Della Morte, arriva anche il capitano Laizza, questo è l'intervento punito dall'arbitro, calcio di punizione, fallo su Zuelli, intervento di Della Morte, l'arbitro era a due metri, fischia subito calcio di punizione. Ha preso il pallone intanto Schiavi, mentre c'è un cambio, 39 per il 7, 39 dunque fuori Belloni e dentro il numero 7 Grassini, non cambia niente, esterno destro per esterno destro. Schiavi intanto si è già fatto dare il pallone dai compagni, esce Belloni, entra Grassini in fascia destra col numero 7 Davide Grassini, sembrava dovesse giocare lui titolare al posto dello squalificato Simone Zanon, in realtà Calabro ha preferito Belloni dall'inizio e Grassini a gara in corso. Attenzione ora perché sono due ottimi tiratori, sia Nicolas Schiavi che Manuel Cicconi. 24esimo minuto nel secondo tempo, occasione carrarese per il fallo di Della Morte, c'è anche il coccodrillo dietro alla barriera. Sul pallone Schiavi, si allontana l'arbitro Arena, allunga la rincorsa a Schiavi. Fischia l'arbitro, parte Schiavi, col destro Schiavi sulla barriera. Ancora Schiavi, fermato da Cuomo, l'ultimo tocco di Cuomo, la rimessa della Carrarese.
pochi tiri finora in porta in questo secondo tempo. L'unico vero da ricordare è proprio il tiro di Schiavi al sesto minuto, un destro alto. La rimessa di Manuel Cecconi. Palla un po' corta la sua, ha allontanato Laezza. Pallone che lentamente si perde in fallo laterale, la rimessa della Carrarese. È chiaro che per il Vicenza non poter schierare il Loco Ferrari come centravanti è molto penalizzante per Stefano Vecchi, perché è sicuramente un valido attaccante Jacopo Pellegrini, ma la qualità del Loco Ferrari è tutta un'altra cosa. Soprattutto i numeri dicono: 16 gol per lui quest'anno, 13 nella stagione regolare, 3 nei playoff. Ma il problema al polpaccio lo condiziona evidentemente. La rimessa è di Cicconi. Pallone deviato da De Col, sarà calcio d'angolo e siamo a 7 calci d'angolo a 1 per la formazione di Antonio Calabro. Arrivano i difensori della Carrarese in area di rigore. Dalla bandierina Schiavi. Attenzione anche a Palmieri che cerca spazio in area. C'è Panico sul secondo palo. C'è anche Di Gennaro a saltare. Tutto pronto. L'arbitro però ferma tutto perché c'è qualche trattenuta che non gli piace all'interno dell'area di rigore. Un paio di richiami da parte di Arena. Eccolo l'arbitro di Torre del Greco. Ce l'ha con Cuomo e Di Gennaro. Cuomo e Di Gennaro richiamati. Ancora non si batte il corner. Tutto pronto, Schiavi dalla bandierina. Arriva il pallone sul primo palo. Allontana bene però il Vicenza che copre bene l'area di rigore. Ha messo fuori Pellegrini. Lascia lì il pallone Schiavi a Cicconi. Rimessa lunga di Cicconi. Stacca Freddy Greco. Palla che spiove con Fente. Presa alta. Esce con buon tempismo qui Alessandro Confente, che sulle uscite stasera se l'è cavata bene, non ha sbagliato praticamente nessun tempo di intervento. Confente, qui c'è il fallo su Pellegrini, calcio di punizione, fallo di Di Gennaro, punizione dunque per il Vicenza. Sul pallone Fausto Rossi, tocco dietro Laezza, giro palla di Cuomo, Freddy Greco, Sandon, Broia, allarga su Della Morte, va l'uno contro uno con Cicconi, Della Morte lo salta, Della Morte, salta anche Panico, Della Morte, attenzione con buon sinistro, Della Morte va in porta, palla sul fondo, primo tentativo del Vicenza di tiro in porta nel secondo tempo, 28esimo minuto di gioco, è stato Della Morte a provarci, palla fuori. Ancora due cambi Stefano Vecchi, che incita così i suoi. Due sostituzioni per lui, con ancora due finestre da utilizzare per i cambi. Tre sostituzioni invece per Calabro, ma una sola finestra ancora da utilizzare. Broia, fermato da Di Gennaro. Pallone in fallo laterale, la rimessa di Costa. Di vicino c'è Greco, marcato però. Della Morte di tacco per nessuno, perché dice Di Gennaro. Va a cercare lo scatto di Panico, in vantaggio De Col. Pallone su Confente. Sta arrivando anche Finotto a disturbarlo, allora Confente apre su Sandon. Lo insegue Finotto. Parte Sandon, che è entrato bene nel secondo tempo al posto di Fantoni. Ha dovuto ridisegnare un po' tutta la sua difesa Stefano Vecchi con l'ingresso di Sandon, passando Cuomo come centrale. Della Morte, giù, non c'è nulla, si gioca. Schiavi, palla avanti, attenzione a Finotto, torna ancora Sandon che chiude tutto e mette in fallo laterale. Bordocampo Luca, Bordocampo Luca,
Dovrebbe entrare tra poco Talarico, intanto continua a predicare calma Stefano Vecchi, lo ripete incessantemente ai suoi, era calma invece prima Calabro che si è seduto per 5 minuti. Palla avanti, area di rigore, prova a calciare ma viene murato, tentativo di Finotto, poi Cicconi, una spazio per andare, conquista però, calcio d'angolo, protestano quelli del Vicenza, calcio d'angolo secondo l'arbitro Arena. Le proteste nascono da questa prima situazione, finisce a terra De Colla che forse ha preso una manata, poi nel momento successivo c'è stata la chiusura di Cuomo. È nostro, dice Cicconi, in effetti è calcio d'angolo per la Carrarese, 8-1 il conto dei calci d'angolo. Intanto si rialza De Colla che dice all'arbitro di aver preso una manata in faccia, si batte allora il corner dalla bandierina Schiavi. Conto dei calci d'angolo 8-1 che un po' fotografa l'andamento della partita. Pronto Schiavi, palla bassa, riceve da Cicconi, Schiavi con il destro, parte il cross con Fente, ancora in presa alta, bene, con sicurezza va Alessandro Confente che fa ripartire l'azione su Greco. Sbaglia Greco, regala palla a Zuelli, Palmieri alza il pallone su Finotto, troppo lungo però, Cuomo, esce, palla al piede Cuomo dal settore difensivo, ancora Cuomo, Proia, De Colla, con l'ingresso di Grassini, dunque Grassini gioca largo a destra e va a sfidare Costa sulla sua fascia, Della Morte, passa Della Morte, allunga la falcata, Della Morte resiste, poi serve Costa, Costa contro Grassini, Costa vuole crossare, Grassini prende il tempo e prende anche il pallone, riparte Grassini, lo insegue Costa, poi il tocco corto, disimpegno di Zuelli, Imperiale, palla in mezzo, bene su Panico, Panico fermato, poi sbuca Palmieri, palla che schizza dalla parte opposta dove c'è De Colla, servito ancora De Colla da Laezza, lungo De Colla, sfiora ma non controlla Pellegrini, palla recuperata da Bleve. Abbiamo superato la mezz'ora, è il quarto d'ora finale della gara di andata delle finali playoff di C. Tiene lo 0-0 la Carrarese qui a Vicenza. Schiavi lo affronta Pellegrini, ancora Schiavi contro Pellegrini che affonda il contrasto, attenzione al fischio dell'arbitro, calcio di punizione, fallo su Schiavi, Pellegrini comunque non è nella lista dei diffidati, questo è l'intervento pestone di Pellegrini, calcio di punizione a favore della Carrarese, a terra Nicolas Schiavi. Andiamo a bordo campo Luca, bordo campo Luca. Vecchi sta continuando ad agitarsi, sta facendo il segno del cambio, un altro atteggiamento, stanno interpretando la partita in maniera diversa i due allenatori, molto calmo Calabro anche perché può essere soddisfatto della partita che ha impostato la sua squadra, adesso Vecchi si sta consultando col suo vice perché probabilmente è pronto un altro cambio. Calcio di punizione a favore del Carrarese, va Di Gennaro, appoggio sulla sinistra con Imperiale, poi palla avanti, la difende bene, la scarica all'indietro Finotto, anticipato Panico, rilancio lungo della difesa a cercare ancora Pellegrini, Pellegrini con Iglianes, gli taglia la strada, fallo di Pellegrini, calcio di punizione battuto, Schiavi allarga, sale la Carrarese, rimasto a terra intanto Iglianes che si sta rialzando ora, attacca la Carrarese, movimento di Finotto, chiuso Laezza, rilancio di Laezza, pallone fuori, l'ultimo tocco però del giocatore della Carrarese, presa anche una botta, resta giù il capitano del Vicenza. Sta la sfida tra Giuliano Laezza e Mattia Finotto, poi scivola sulla linea laterale, resta giù Laezza, assistente ha indicato fallo laterale dunque a favore del Vicenza. Nel secondo tempo, mentre si prepara Talarico, un esterno di centrocampo, un esterno destro, potrebbe essere il cambio di De Colla,
mentre lassù vedete Renzo Rosso sempre molto attento a quanto accade in campo. Dicevamo, nel finale di partita vedremo se rischierà anche il Loco Ferrari oppure se Stefano Vecchi deciderà di tenerselo per domenica per la sfida di Carrara. Pronto Talarico, è il quarto cambio e la seconda finestra dei cambi utilizzata dal Vicenza. 44 per 23, allora esce Laezza, esce il capitano e difensore ed entra Talarico. Andiamo a bordo campo, Luca. Sì, perché l'uscita è dettata da problemi fisici, ha male al ginocchio, ha continuato a ripetere a Danesi, entra Talarico al suo posto. Problemi anche per lui, tanti problemi per il Vicenza stasera e anche in generale visti gli infortunati. E allora va a fare l'esterno destro Talarico a centrocampo però e si abbassa dietro a fare il braccetto De Col. Dunque la difesa è totalmente rivoluzionata. Adesso il Vicenza gioca con De Col, mentre qua rivediamo il momento in cui si è fatto male al ginocchio, vedete che si porta subito le mani al ginocchio destro. La difesa ora è De Col a destra, centrale Cuomo, a sinistra Sandon. Allarga Panico, cerca spazio Grassini contro Costa. Costa in scivolata che gli toglie il pallone, ancora Costa, applausi del pubblico per lui, sbaglia però e perde palla Proia. Palmieri, Costa davanti a lui, Palmieri, si gioca Palmieri, parte il tiro, fallo però, calcio di punizione, aveva ribattuto con Fente. L'arbitro anche in questo caso ha aspettato un attimo, ha fatto proseguire e come era accaduto anche dalla parte opposta del campo, poi è tornato indietro, ha fischiato calcio di punizione. Questo è il fallo di Palmieri su Costa. Comunque era stato bravo con Fente a chiudere su Palmieri. Tanto è andato a protestare con il direttore di gara, qua rivediamo il contatto Palmieri-Costa, è andato a protestare con l'arbitro Arena, quello che adesso è diventato il capitano del Vicenza, cioè Rossi, mentre Stefano Vecchi protesta col quarto ufficiale. Terzo capitano di serata per il Vicenza, primo capitano era Ronaldo, uscito per infortunio, poi è diventato capitano Laezza, uscito anche lui per infortunio poco fa, e adesso il capitano è Fausto Rossi, che era entrato dalla panchina proprio per Ronaldo. Stacca Proia, Pellegrini, tutto regolare, fermato Pellegrini, riparte Schiavi. 37esimo minuto, da sinistra Cicconi, Zuelli fermato da De Col che spazza via. Imperiale, Schiavi. Non è una novità assoluta per Filippo De Col la posizione di braccetto di destra nella difesa 3, chiaro che però sono molti adesso i difensori indisponibili, chiude un po' in emergenza la retroguardia del Vicenza. Vedremo anche le condizioni di Laezza, ovviamente abbiamo Luca Mastrorilli a bordo campo e si sta informando sull'infortunio al ginocchio di Laezza. Avanza la Carrarese, si ferma Zuelli. Zuelli resiste, poi Palmieri, ancora Palmieri, Imperiale, Schiavi, ancora Zuelli che va a cercare Panico, è libero tutto a destra, Grassini non viene servito, Schiavi, Zuelli, palla avanti, resiste Palmieri, Zuelli finisce a terra, non c'è nulla, tutto regolare, poi l'arbitro fischia la punizione a favore del Vicenza perché trattiene il pallone a terra tra le gambe giocatore giallo-azzurro impedendo agli avversari di giocarlo. Questa è la situazione con il pallone che si incastra tra le gambe di Zuelli, punizione Vicenza. Per la battuta va con Fente. Sarà importante ovviamente conoscere anche l'entità del problema di Laezza, vista l'emergenza adesso, possiamo chiamare effettivamente così, in casa biancorossa, tra 4 giorni, gara di ritorno decisiva allo Stadio dei Marmi. Batte lungo con Fente, Costa, pallone in fallo laterale, aspetta la rimessa Freddy Greco, la rimessa è per lui, lascia a Costa, spinge intanto la curva sud, comunque vada stasera, è l'ultima partita che si giocherà quest'anno al Menti, Menti che riaprirà poi ad agosto per la ripresa dell'attività nel prossimo campionato, vedremo se in Serie C o in Serie B. Della Morte,
Costa, Filippo De Colla. De Colla attaccato da Panico, con Fente. Prepara il rilancio con Fente, pallone su Costa contro Grassini. Proia sbaglia, tocco in mezzo, palla regalata a Schiavi che è un po' dappertutto, uno dei migliori in assoluto stasera, Nicolas Schiavi. Panico, l'imbucata di Panico, Palmieri anticipato da Sandon che è entrato benissimo nel secondo tempo. Rilancio di Costa, Pellegrini, Della Morte, possibilità di andare, Della Morte, ancora Della Morte, recupera palla, Della Morte insiste, recupera ancora Tallarico per il Vicenza, area di rigore, Tallarico prepara il cross, lo effettua, traversone in area, palla prolungata da Di Gennaro, tentativo di controcross di Della Morte, Costa col mancino, diventa un passaggio per Tallarico, ancora Vicenza, Tallarico al traversone, prova la rovesciata Proia, poi Costa col sinistro, fuori! È la migliore occasione del Vicenza e arriva con Costa al 40° del secondo tempo. Andiamo a bordo campo, Luca. La reazione della panchina del Vicenza, tutti in piedi, dico tutti, ovviamente tranne Ronaldo, ma compreso Laezza che nonostante il ghiaccio sul ginocchio destro è scattato in piedi come una molla anche lui, quindi dovrebbe trattarsi di una semplice botta per il numero 23 del Vicenza. Semplice botta dunque per Laezza che dovrebbe essere disponibile per Carrara. Abbiamo visto mentre parlava Luca le immagini proprio della reazione della panchina, mani nei capelli per tutti quanti, alle spalle di Stefano Vecchi, sul gran sinistro a lato di Costa, palla avanti per Panico, lo ferma con astuzia Sandon, poi l'uscita di Confente. 5 minuti alla fine, più recupero, è 0-0 tra Vicenza e Carrarese. De Colla, Tallarico, pallone in area di rigore, arriva Freddy Greco, contrasto, tutto regolare per l'arbitro che poi fischia, interrompe il gioco, fallo di Greco, calcio di punizione per la Carrarese, lascia il pallone alla fine Tallarico. Questo l'episodio, questo è il fallo di Greco sul suo avversario che gli aveva preso praticamente il tempo, era passato davanti. Entra Capello e anche Cerretelli, Capello col 28, Cerretelli col 6. Andiamo a bordo campo, Luca. Ci ha tenuto tantissimo Calabro ad andare proprio a incitare sia Cerretelli che Capello all'ingresso in campo, 5 e abbraccio per entrambi, per il numero 6 e il numero 28. Si prende intanto questo time out tecnico Vecchi per parlare con il suo vice e in questo esatto istante per dare indicazioni a Freddy Greco. Tanto esce Panico per Capello, entra anche Cerretelli con la maglia numero 6, 10-28. L'indicazione del quarto ufficiale, dunque non vedremo più Panico che ha giocato una partita di grande intensità, al suo posto Capello oltre a Cerretelli che è un centrocampista classe 2000. Capello torna a disposizione, un attaccante di buon livello, ha segnato anche parecchio quest'anno, ha avuto un po' di problemi con gli infortuni Capello, che ha segnato 8 gol, è il vice cannoniere della squadra nella stagione regolare, quando ne aveva segnati 10 Panico, 8 Capello e 7 Finotto che poi nel Perone ha segnati altri 2 nel playoff, salendo a 9. Proia, all'indietro Greco, Cuomo, Confente, De Colla, Greco. 88° minuto, ne mancano 2 alla fine, più recupero, avanza da destra Della Morte, poi torna da De Colla, Cuomo, Sandon, Proia di sponda, Greco, Fausto Rossi, De Colla, ancora Rossi, Tallarico, Rossi, prova l'imbucata, l'idea è buona, sponda di Della Morte, Tallarico in area, cross, deviazione, arriva il secondo calcio d'angolo della partita per il Vicenza, proprio all'89°. 8-2 i corner per la Carrarese, punteggio 0-0.
alla bandierina col mancino Costa, ci crede lo stadio Menti che spinge la formazione di Stefano Vecchi. Calcerà con effetto a rientrare verso la porta Costa. Grande traffico davanti a Bleve. Costa col sinistro, palla tesa, un po' arretrata, Della Morte in aria, mischia, non libera la Carrarese, l'arbitro però vede un fallo in attacco, calcio di punizione per la formazione giallo-azzurra. Eccolo, Arena, che indica che bisogna battere, calcio di punizione. Intanto è pronto un cambio per il Vicenza dentro Lattanzio, difensore del 2004. Questa è la situazione dentro l'area di rigore. Allora, fuori Greco, dentro Lattanzio. Greco che si prende gli applausi del Menti perché come al solito ha dato tutto quello che aveva. Partita di grande intensità e generosità per lui. Entra Lattanzio. Pochi minuti a disposizione per lui. Sono 4 i minuti di recupero. Si va dunque al 94esimo. Comincia ora il primo dei 4 minuti. Lattanzio va a fare il difensore a destra, praticamente chiude con 4 difensori il Vicenza. Lattanzio a destra, De Col centrale con Cuomo e a sinistra Sandon. Gioco fermo, il pallone consegnato alla Carrarese. Bisogna ribattere però il fallo laterale. Primo minuto di recupero dei 4 in corso. Si va verso uno 0-0 dunque, che rinvierebbe tutto a domenica, quando allo Stadio dei Marmi di Carrara ci sarà l'ultimo atto di questo campionato di Serie C, Carrarese e Vicenza. Una di queste due salirà in Serie B. Parte intanto Cicconi. Buona protezione del pallone da parte di Lattanzio, appena entrato si prende i complimenti di De Col, giovane Alberto Lattanzio. Calcio di rinvio per Confente. Ricordiamo che in caso di pareggio domenica si andrebbe ai supplementari e poi a eventuali calci di rigore. È dal 2021 che la gara di andata della finale playoff non finisce 0-0. In quel caso, nel giugno del 2021, fu Padova-Alessandria, finì 0-0. Poi al ritorno Alessandria-Padova andò ai calci di rigore e vinse l'Alessandria. 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno. Negli ultimi 2 anni invece chi è salito ha vinto sia l'andata che il ritorno. 2 anni fa fu il Palermo a salire battendo il Padova 1-0 all'andata, 1-0 al ritorno. L'anno scorso fu il Lecco a salire battendo il Foggia 2-1 all'andata, 3-1 al ritorno. Sandon, palla rasoterra su Proia, prova la combinazione Costa sul rimpallo Proia. Talarico, Della Morte, Lattanzio, ancora per Della Morte, la mette col sinistro, mischia in area di rigore, deviazione, palla sul fondo, tentativo di testa in acrobazia per il Vicenza, dato Sandon a staccare, pallone alto sopra la traversa, il cross era buono di Della Morte. È andato anche alto molto il giocatore del Vicenza Sandon, che però non riesce a schiacciare il pallone nello specchio della porta di Bleve. 47-50 secondi, si va fino al 49esimo. Fiammata dunque in questo finale per il Vicenza con questa conclusione, questo tentativo meglio di testa di Sandon. Al rilancio Bleve, pallone molto all'esterno, Cicconi non ci arriva, disturbato da Lattanzio, la rimessa è della formazione biancorossa. Ultimo minuto e forse anche ultima azione. De Col, palla profonda su Lattanzio, troppo lungo il pallone per lui, può ripartire la Carrarese, l'ultima giocata su Finotto, in vantaggio Cuomo, ancora Cuomo. De Col si gira e spazza via, la mette in fallo laterale, 48-40 secondi, 20 secondi alla fine, la rimessa della Carrarese con le mani Cicconi, un po' più indietro chiede l'arbitro Arena. Nel complesso dunque la Carrarese ha destato una migliore impressione in questi primi 90 minuti in questa finale gara 1.
al Vicenza, vedremo come saprà affrontare poi la gara di domenica. Intanto Grassini, 49esimo esatto, si gioca ancora, Grassini contro Costa, gran recupero ancora di Costa, di forza Filippo Costa, ed è l'ultima azione del match. Finisce 0-0 l'andata della finale playoff tra Vicenza e Carrarese. Si decide tutto dunque domenica prossima allo Stadio dei Marmi, quando alle 17.30 si giocherà la gara di ritorno. Il Vicenza ha avuto un po' di problemi stasera con l'infortunio di Ronaldo, che difficilmente ci sarà domenica. Si è fatto male anche Laenz, mentre vedete inquadrato il direttore sportivo della Carrarese, Jacopo Pasciuti, uno degli artefici di questo miracolo, insieme all'allenatore Antonio Calabro, perché anche stasera la Carrarese ha messo in difficoltà una delle grandi del campionato di Serie C, ha messo in difficoltà il Vicenza di Stefano Vecchi, che esce dal suo campo con questo 0-0 che rinvia tutto dunque a domenica. Vedremo chi sarà dunque ad alzare la coppa domenica allo stadio di Carrara. Certo è che questa Carrarese non è arrivata in finale per sbaglio, lo ha dimostrato anche stasera. Tifosi della Carrarese che festeggiano l'uscita dal campo dei giocatori giallo-azzurri, stessa cosa sta facendo il Vicenza, che va a salutare il suo pubblico, perché stasera dunque il Romeo Menti chiude l'ultimo atto, si giocherà in Toscana. Vedremo se salirà dunque il Vicenza, che sarebbe la seconda veneta del campionato di Serie B dove c'è già il Cittadella, oppure se salirà in B la Carrarese, che sarebbe la seconda toscana del campionato di Serie B dove c'è già il Pisa. Questi i numeri del match, vedete i calci d'angolo 7-2 Carrarese, i tiri nello specchio 0 per il Vicenza, 2 per la Carrarese, questi i dati più importanti. Ci possiamo fermare dunque sulle immagini dei tifosi del Vicenza, della Carrarese, che festeggiano i loro giocatori, immagini molto belle di colore. Io ringrazio tecnici e operatori che hanno lavorato quest'oggi qui al Romeo Menti per la produzione Sky, Valentina Vigani per la regia, Federico Fazzini, a bordo campo Luca Mastrorilli. È tutto da Antonio Nucera, grazie per l'attenzione. Risultato finale: Vicenza 0, Sky, Valentina Vigani per la regia, Federico Fazzini, a bordo campo Luca Mastrorilli. È tutto da Antonio Nucera, grazie per l'attenzione. Risultato finale: Vicenza 0, Carrarese 0. Gentili signore e signori, buonasera.